Un bosco incantato per un autunno fatato. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video dedicato all'autunno che si sta affacciando alle nostre finestre. Creiamo un sottobosco in campana, una bellissima lampada, un punto luce più che una lampada che richiami l'atmosfera autunnale. Prima di parlarvi del progetto, però, mi premeva tantissimo ringraziarvi tutti coloro che hanno acquistato il mio libro, Il ricettario dell'arte, edito da Gribaudo. Lui vi aspetta in tutte le librerie. Se non siete ancora tra coloro che sono già in possesso di questo libro, mi raccomando, vi aspetto in tutte le librerie e su Amazon, su Ibis, nelle librerie Feltrinelli online e fisiche e in tutte le librerie d'Italia con il mio testo, Il ricettario dell'arte, un testo all'interno del quale ho raccolto tutte le mie ricette fotografate passo passo per creare tutti i materiali per meglio esplicare la propria creatività. 240 pagine di ricette vi aspettano in edicola con la qualità Arte per te. Tutte le ricette di Ombretta all'interno di questo bellissimo libro che tanto amo. Compratelo e poi fatevi una foto e taggatemi su Instagram o su Facebook in modo che io possa prendere questa foto e metterla nelle mie storie di Instagram per ringraziarvi uno ad uno. Fatti i debiti ringraziamenti, ritorniamo all'oggetto del nostro video, il tutorial per creare questo bosco in campana. Ora ve lo faccio vedere così, ma a fine video ve la faccio vedere anche accesa. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il sottobosco in campana, come si fa? Ed ecco l'occorrente per creare la nostra lampada atmosfera autunnale, che però potrete trascinarvi per tutto l'inverno, promesso anche per Natale con qualche piccolo aggiustamento. Allora, io ho preso, perché questo può essere anche un mi è venuta un'idea dalle cose dell'IKEA, questa campana di vetro l'ho presa all'IKEA e poi ci occorreranno anche due sottopentola sempre dell'IKEA in sughero, eccoli qua. Quindi questi gli elementi IKEA che utilizzeremo. Poi pistola per colla a caldo e relativa stecca, delle lucine, queste che funzionano con le batterie, meglio se calde. Io non le avevo calde e allora sapete cosa ho fatto? Ho colorato le lampadine con un pennarello, quello per i CD, così che la luce da fredda diventi calda. Poi ci occorreranno degli elementi naturali, rametti, grandi e piccini, qualche pignetta anche più grande di questa, e io adopererò anche del muschio. Questo qui lo vendono per fare i presepi, mi era avanzato dagli altri anni e lo utilizzerò per questo progetto, ma ne occorrerà veramente poco. E poi mi occorrerà un tagliabalze, un qualcosa per tracciare una circonferenza, la carta abrasiva. Io per comodità userò questa lima. E poi avrò bisogno di una striscetta di sughero che mi servirà per camuffare il vano delle batterie. Poi dei pennarelli che risultino trasparenti. Io vi consiglio dei pennarelli per CD, ci occorrerà un giallo, un arancio, un beige. Io per questi lavori utilizzo come pennarelli permanenti gli Sharpie. Non è una collaborazione assolutamente, questi li ho acquistati io, ma proprio per dirvi che in un laboratorio, in uno studio di un creativo non possono mancare pennarelli di questo genere. Sono dei pennarelli permanenti che scrivono su ogni tipo di materiale e rimangono abbastanza indelebili, nel senso resistono al lavaggio ad acqua. Certo, non dovete metterli in lavastoviglie, vanno via semplicemente con l'acetone. Questo è un acquisto carino in visione delle festività natalizie, ricordatevelo come qualcosa da farvi regalare. Cominciamo subito. Allora, come prima cosa io traccio una circonferenza che sia un po' più grande della circonferenza della mia coppa. E quindi prendo uno di questi sottopentola, con una penna traccio la circonferenza, mentre nell'altro sottopentola traccio la circonferenza esatta della campana
e poi la taglierò leggermente più piccola, perché questo pezzo dovrà incastrarsi sul fondo della campana. Per tagliare mi avvalgo del mio fidato tagliabalsa. Primo dischetto fatto. Adesso con la lima dalla parte più grossolana modelliamo i margini e pareggiamoli e diamo loro una compattezza maggiore, vedete? Arrivata a questo punto avremo due dischi ben levigati, prova del 9. La nostra cupolina di vetro rimarrà incastrata sul cerchio superiore? Vediamole! Perfetto! Diametro perfetto! A questo punto dobbiamo fare un'altra cosina. Prendo la mia strisciolina e calcolo proprio l'altezza del mio vano batterie. A questo punto traccio una linea e taglio la striscia di sughero. Quindi prendo la mia striscia in sughero e sul retro la fodero con dello scotch carta. Questo farà sì che durante il taglio il sughero non si sbricioli, o quantomeno che lo sbriciolamento sia leggermente più contenuto. A questo punto faccio un cerchio attorno al mio vano batterie. Un cerchio che comunque deve essere sempre più piccolo della circonferenza alla base della mia composizione. Quindi più piccolo riesco a farlo, meglio è. Ecco, io lo farò così. E con la colla a caldo, più dall'interno che dall'esterno, unisco le due parti. Perfetto, mi assicuro che il vano batterie stia dentro e dopodiché tolgo lo scotch perché non ci serve più e molto velocemente vado ad appiccicarlo alla base del cerchio più grande. Provo l'alloggiamento delle batterie, quindi vedo dove devo alloggiarle e mi faccio un'idea di dove praticare un foro per fare passare il filo. Io lo praticherò qui. E con un paio di forbicine pratico il foro. Appiccico sopra la base anche il secondo cerchietto e proseguiamo soprattutto nel praticare il foro e farlo arrivare al dischetto superiore. Eccolo qui. E adesso con un pochino di pazienza faccio passare tutte le mie lucine dal buchino. Tiro e alloggio dentro le batterie. Voilà. Adesso la parte più pericolosa, quindi state molto attenti in questa fase a non bruciarvi, ok? Prendiamo i due capi delle lucine e con la colla a caldo uniamoli e inglobiamo anche la lampadina. E lasciamo raffreddare. Ricopro anche il primo, anche se a solo, lo ricopro tutto di colla a caldo. Quindi unisco qua i due gambetti principali e lo ricopro tutto. E a uno, quindi unire i capi in fondo alle luci, così, fare asciugare e creare tanti bei gambi.
arrivati a questo punto, l'unica cosa che dovremo fare sarà tirare indietro il filo senza lampadine, quindi giusto la parte di filo dove non ci sono lampadine. Potremmo poi tranquillamente alloggiare il filo in eccesso proprio di lato al nostro al vano portabatterie. Così. A questo punto questi ci occorreranno per farli diventare dei gambi di funghetti, ma serve il cappello del funghetto. Come fare il cappello del funghetto? Procuratevi o un foglio di carta forno e pusciate qua sul foglio dei tondini di differenti diametri, più grandi, più piccoli, oppure abbiamo qui la nostra coppa. Se vogliamo dei funghi con un cappello così discendente, pusciamo sopra la coppa, la colla, lei scenderà lungo i bordi del pippiolino, chiamiamolo così, e si disporrà a forma di cappellino di fungo. Altro metodo è avere dei colori che finiscano così a mo' di cappellino di fungo e far scendere la colla attorno ad essi, poi la staccheremo successivamente quando sarà asciutta. Questi, rimuoverli non è per niente difficile, basta prendere un lembo, tirarlo via, voilà, poi ridare la forma a cupolina e con un paio di forbici o forbicine ritagliare così la capocchietta del fungo. Adesso c'è la parte più difficile, dobbiamo tirare fuori i cappellini del fungo dai colori. Purtroppo questa è la parte più difficile perché la plastica sulla plastica aderisce molto bene e per tirarla fuori bisogna fare un pochino più di sforzo. Si gireranno e lì rotoleremo fuori il nostro funghetto. Voilà, quindi lo rimetteremo dal giusto verso e taglieremo la parte inferiore un po' fatta male con le colature ed ecco il cappello del nostro funghetto. Man mano che i nostri cappellini di fungo sono pronti, cominciamoli a colorare. Per esempio, rosso, che passo e dopodiché tampono con il dito per rendere trasparente il colore, non troppo finto, non troppo uniforme. Potete farlo con qualunque colore. Certo, con i permanenti sarà più bello, per intenderci, i colori che usate per scrivere sui CD o sulle lavagnette, perché rimangono trasparenti. Macchio tutti i miei funghetti con vari colori che sfumo tra di loro, senza una logica ben precisa. Uso il viola, il blu, l'arancio, do delle sfumature così variopinte, un po' fiabesche. Ed atmosfera autunnale, naturalmente. Per i gambetti invece immetto un po' di grigio e lo sfumo con il colore che ho sul dito, che è un grigio caldo, diciamo così. Adesso aggancio ogni lampadina ad un funghetto, quindi punto di colla sull'apice e tac.
Allora, cosa faccio? Prendo del muschio e un po' di sughero. Metto qualche pezzettino di sughero qua e là, tipo uno qui, e lo attacco. Uno qui e appiccico. E uno qui, giusto per creare dei volumi. E piano piano faccio aderire il muschio. Così. Man mano che il muschio aderisce, prendo una famiglia di funghetti e la incastro più al centro che posso. Faccio in modo, aiutandomi anche con le forbici, con quello che ho accanto, che i fili si aggancino alla colla a caldo e non si muovano più. E sui fili faccio aderire dell'altro muschio, che prendo in grande quantità per non bruciarmi, poi casomai lo strapperò successivamente. Anzi, verrà tutto più naturale. Continuo la mia composizione facendo arrampicare i funghetti qua e là. Prendiamo altro muschio, mettiamolo sui fili in evidenza e poggiamolo. In questa fase abbondiamo. Ci sarà tempo per eliminare. Inseriamo qualche elemento naturalistico. Io ho qui dei bastoncini, dei rametti, che vado ad inserire così per abbellire la composizione. Ho anche delle pigne, ma sono troppo grosse, quindi ne prenderò solo una parte. Quindi fermo il tutto e aggancio. Ho anche dei ramettini sottili che adoro. Sono di una bellezza questi rametti, indescrivibile, che andrò anche qui a inserire così disordinatamente nella composizione. Che ne dite? Non è bellissima? Caliamo la campana, inglobando tutta la composizione. Ed eccola qui, guardate che bella. Adesso spengo la luce e vi faccio vedere. Accendiamola. Intanto ve la faccio vedere così, alla luce. Ma no, ma è bellissima. Ma poi ve la faccio vedere in un video anche al buio. Ora ditemi se non è stupenda e se non è una bellissima atmosfera autunnale. Adesso ho deciso di applicare questa sorta di bordura metallica che si può acquistare in qualunque negozio per belle arti o in qualunque ferramenta per abbellire la base del mio manufatto, perché ha una leggera crepatura sul davanti che non mi piace da vedere, e anche perché siccome voglio tenerla a casa voglio renderlo proprio un oggetto da design in piena regola. Quindi applicherò questa fascetta semplicemente appiccicandola con la colla a caldo. Bene, vi lascio al video panoramico e alle foto e noi ci vediamo dopo e buon autunno!
per farvi godere della luce meravigliosa che sprigionano questi funghetti, perché dalle foto non riesco a farvi godere appieno di questa armonia di cromie autunnali. Bene, e luce fu. Come vedete, alla fine ho messo questo giro metallico per rifinire la parte inferiore e renderlo ancora più classico, ancora più angolo della nonna, diciamo così, molto molto 800. Spero che questo elemento di home decor vi piaccia e fatemi sapere se lo rifarete. E cosa ne pensate? Lasciatemelo scritto qui giù tra i commenti. Io adesso spengo le luci e mi godo la luce dell'autunno proveniente dalla mia campana. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Buon autunno a tutti! D'Atmosfera!